Buonasera e bentornati al consueto appuntamento con la striscia informativa delle notizie più importanti della giornata all'interno del sito di tvreport.it. Iniziamo con la cronaca perché a Città di Castello ci sono stati due incidenti nel giro di poche ore. Il primo intorno alle 10 all'uscita nord della E45 dove una vettura ha investito un ciclista. Poco dopo, lungo via Roma, nella prima periferia della città, dove una moto e un'auto si sono scontrate. Restando sempre in tema di cronaca, si svolgeranno domani i funerali del 36enne che è deceduto in un incidente nei pressi dell'uscita di Promano della E45. E occhio alle truffe, a lanciare l'allarme è Enel, dopo numerose segnalazioni provenienti dal comprensorio umbro e toscano dell'Alta Valle del Tevere. Enel dà delle semplici informazioni che potete tranquillamente ritrovare all'interno del nostro sito internet. E chiudiamo questo nostro appuntamento ricordandovi che questa mattina c'è stato un importante convegno a Villa Montesca per tutti, diciamo così, coloro che operano nel mondo del turismo legato alla reputazione nel web. Vi ricordiamo che tutte le notizie in tempo reale le potrete trovare nel nostro sito internet all'indirizzo www.atvreport.it.